Buongiorno a tutti, questa mattina vorrei condividere insieme a voi una riflessione tratta da Efesini capitolo 4, versetti da 1 a 3. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine. Con pazienza sopportatevi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito che è il vincolo della pace. In questi versetti Paolo, dopo aver definito nei primi tre capitoli tutte le benedizioni, gli onori e i privilegi derivati dall'essere figli di Dio, decide di passare ad una verità un po' più concreta e pratica, spiegando anche il comportamento che contraddistingue ogni cristiano, come noi siamo chiamati a vivere. Dopo tutti i discorsi fatti prima, ora è arrivato il momento del fatidico dunque. È arrivato il momento di trarre delle conclusioni, delle verità pratiche e attualizzabili. Comincia allora il suo discorso menzionando la sua prigionia, cioè rammentando in maniera più delicata che sa bene in cosa consiste il vivere la vita cristiana e che lui stesso ha pagato un caro prezzo per la sua obbedienza a Dio. Egli non avrebbe certamente chiesto o detto agli altri di fare un qualcosa che lui stesso non avrebbe fatto, o di pagare un prezzo che magari non sarebbe stato disposto a pagare. Paolo quindi ha voluto far capire ai propri lettori che nonostante la sua condizione, alquanto negativa, la sua dedizione e la sua fiducia nel Signore non avrebbero mai vacillato. Ecco allora che esorta i fratelli a comportarsi in modo degno della vocazione che è stata loro data. Questa espressione può essere in realtà tradotta anche in camminare nella vocazione, cioè un vivere quotidianamente, giorno per giorno, in maniera degna la propria vocazione. Qual è dunque la nostra vocazione? Qual è la nostra chiamata? Sempre Paolo, in 1 Tessalonicesi 2, versetto 12, afferma che noi siamo chiamati alla gloria e al regno di Dio, mentre invece in Romani capitolo 8, versetto 30, egli afferma che noi siamo stati chiamati nel senso di giustificati e glorificati. Paolo fa tante volte riferimento alla vocazione del credente, come una chiamata efficace derivante dall'amore che Dio ha per noi, chiamandoci appunto figli suoi. Ecco allora che noi siamo chiamati a camminare quotidianamente con tale consapevolezza. Noi siamo figli di Dio. Egli ci ha chiamato e ha dato questa vocazione. Dobbiamo dunque vivere ogni giorno in comunione con colui che ci ha rivolto tale chiamata, affinché possa realmente cambiare la nostra vita, affinché possa rendere più umili e mansueti, ricolmi di pazienza e di amore gli uni verso gli altri, conservando il legame di unità e di pace che lo Spirito Santo porta in mezzo a noi. Amen.